Maria abitava Ramazzano le Pulci dopo Bosco, prima di Casa del Diavolo, e ogni domenica pomeriggio, dopo essere stati al cimitero a portare i fiori al nonno, io e i miei genitori andavamo a trovare anche la nonna, e ogni domenica pomeriggio mi terrorizzavo. La nonna non era cattiva, anzi, era pacioccona, più larga che alta, i capelli bianchi che sotto il sole diventavano celesti mi facevano ridere. Era punk senza saperlo, e con quell'andatura zoppicante sembrava sempre che da un momento all'altro sarebbe caduta col culo per terra, e ogni volta che mi dava un bacio la barba che ci aveva sul mento mi pizzicava la faccia, ma non le si poteva dire niente. Non è educato dire alla nonna tagliati la barba. I dolci fanno i denti marci, cocchino, mi ripeteva sempre. Guarda che terrore la sua bocca spalancata davanti alla mia faccia, una grotta profonda e nera piena di spunzoni scheggiati, e un vento caldo come una sera d'estate le usciva da dentro. Non voleva che mangiassi i cioccolatini perché se li voleva pappare tutti lei. Per anni non sono riuscito a mangiare una caramella, ogni volta che me la offrivano, anche quelle benedette che mi dava Don Marino quando per la Pasqua veniva a benedire casa, appena le prendevo in mano mi appariva davanti agli occhi la bocca marcia di mia nonna. Mi immaginavo lo zucchero che sciogliendosi andava a incrostare lo smalto bianco dei denti come un acido corrosivo che lì per lì è dolce, ti piace, ma devi diffidare di quella dolcezza, perché dietro la maschera del piacere si nasconde sempre la distruzione.